Belen Rodriguez si improvvisa parrucchiera prima del GF VIP, il video. Grande fratello VIP, Belen tenta di tagliare i capelli a Santiago, ho esagerato un po'. Belen Rodriguez lunedì entrerà finalmente all'interno della casa del Grande Fratello VIP 2, dopo che la sua ospitata prevista per la scorsa puntata era stata rimandata a causa di un repentino cambio di programma voluto dalla redazione. A distanza di poche ore dall'ingresso della showgirl, Belen ha caricato sul suo profilo Instagram un video in cui si è improvvisata per un giorno parrucchiere ed in cui ha tentato di tagliare i capelli al piccolo Santiago. Nella didascalia del video, la Rodriguez ha scritto queste parole. Ho esagerato un po' con il ciuffo. Ma non è colpa mia, questo salta. Cancelletto taglio gratis. Infatti, impossibile dare torto alla conduttrice di Tu Si Que Vales, il figlio avuto con Stefano De Martino sembra non apprezzare particolarmente il gesto delle forbici che tagliano inesorabilmente i suoi bellissimi ciuffi castani, e ogni qual volta che la madre tentava di tagliargli si spostava o faceva delle strane e simpatiche faccine. Il video è stato comunque molto apprezzato dai fan della showgirl, in particolar modo dalle mamme, che hanno elogiato la loro beniamina per questa sua veste casalinga. Belen Rodriguez taglia i capelli a Santiago prima di entrare al Grande Fratello VIP. Belen comunque lunedì volerà a Roma in quanto sarà ospite del Grande Fratello VIP 2017. Ad annunciarlo è stata la stessa Mediaset la quale da ieri ha mandato in onda durante i tagli pubblicitari lo spot del reality in cui è stata annunciata anche l'ospitata della showgirl. La conduttrice di Tu Si Que Vales doveva varcare la fatidica Porta Rossa lunedì scorso, tuttavia gli ultimi eventi show che avevano stravolto le dinamiche della casa più spiata d'Italia avevano obbligato gli autori del programma a rivoluzionare l'intera scaletta della puntata e a rinunciare anche a numerose parentesi previste durante la diretta, compresa l'entrata in scena della Rodriguez. Infatti l'ultima puntata del GF VIP è stata interamente dedicata alla bestemmia detta in TV da Marco Predolin, cosa che lo ha portato alla fine alla squalificazione del programma, e alla presunta omofobia di Giulia De Lellis, sconfinata infine in una violenta litigata con l'opinionista Alfonso Signorini. Belen sarebbe dovuta entrare per sostenere i suoi fratelli che avrebbero avuto in quell'occasione la notizia di diventare due concorrenti separati, ma la cosa alla fine era poi saltata. La showgirl argentina tornerà comunque in TV lunedì, dopo aver deliziato i telespettatori di Canale 5 anche ieri sera con il suo programma Tu Si Que Vales.